Sì, sono dei provvedimenti molto importanti che seguono la buona notizia che aveva annunciato qualche giorno fa il sindaco, e cioè l'arrivo dell'anticipazione delle somme dei patti per il Sud, pari a oltre 6 milioni e mezzo di euro, che ci consentono finalmente di partire con tutte le attività legate al programma dei patti. Quindi continuiamo nell'opera di investimento sulle opere pubbliche all'interno della nostra città, opere pubbliche che verranno finanziate quindi grazie anche ai fondi dei patti per il Sud. Oggi in Consiglio Comunale abbiamo approvato due atti propedeutici alla realizzazione di opere fortemente strategiche nella visione complessiva della città, e che quindi vanno considerate non solo come opere a sé stanti, ma come inserite all'interno di una visione proprio complessiva di sviluppo della città al centro, al sud e al nord. In particolare parliamo dell'Arena Lido, e quindi di questo grande teatro che sarà poi sul lungomare, fondamentalmente Falcomatà, che finalmente dopo tanti anni inizia a vedere la luce proprio grazie ai fondi dei patti per il sud e all'impegno dell'amministrazione e del sindaco Falcomatà. E poi atti propedeutici importanti approvati dal Consiglio Comunale oggi anche per quanto riguarda un'altra importante opera inserita nei patti, che è la strada di collegamento Omeca e San Gregorio. Sarà una strada fondamentale che faciliterà moltissimo la viabilità nella zona sud della città, rappresentando una vera e propria alternativa anche al percorso autostradale. Mi preme ringraziare il collega vice sindaco Riccardo Mauro, col quale condividiamo tra Comune e Città Metropolitana la delega ai patti per il Sud, e il presidente Sera, la presidente della commissione Assetto del Territorio, perché hanno svolto un ruolo fondamentale per arrivare all'approvazione oggi in Consiglio Comunale. Grazie anche a tutta la maggioranza di questi due importanti provvedimenti.